Bullseye. Allora, passiamo subito a casa di Edo. Ti ricordi lo speciale? Tipo, era la festa di qualcuno? Esatto, Black Ops 2. Black Ops 2, esatto. 2 zombie che noi, esatto. Io mi ricordo, vabbè, io personalmente già con Edoardo, vabbè, avevo già dei trascorsi, cioè nel senso, mi ricordo che c'era un periodo che andavo sempre proprio preciso a casa sua, andavo a giocare sempre allo stesso identico gioco e facciamo sempre la stessa modalità. Poi quando capitavi anche te, a maggior ragione, a maggior ragione, che te comunque eri quello, se vuoi dire, dei tre un po' più magari inesperto, cazzo, ecco, cioè ci giocavi ovviamente di meno, no? E ricordo, allora, a parte l'orsetto, il Teddy che usciva, quindi ti faceva andare la cassa dall'altro lato, quella è stata una cosa veramente traumatica. E poi un'altra cosa che è stata a parte il mio difensione, io non so se riesce a ritrovare il difensione veramente, invece dicevo parole a caso, invece che di tipo proteggetemi, oppure che ne so, mi è uscito difensione, così proprio stronzate che manco si sa. Però forse la cosa che mi faceva di più tagliare, io c'avevo la fissa di potenziano, perché la potevi modificare l'arma, e c'avevo la fissa di andare a modificare pura. Beh, ti ricordi quanta roba mi ero portato quel giorno da Edoardo, ti ricordi? Sì. Ma... poi andate, o ti scordavi sempre qualcosa, perché comunque, vabbè, giustamente uno si porta tutta quella roba, che poi un cavetto non lo lasci. Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Siamo qui, vabbè, noi due più Edo, eccolo. E questa sarà una maratona di giochi. Esatto. Le regole sono... allora, vai, praticamente, spieghiamo brevemente, facciamo tre giochi in questa grande maratona. Minecraft, Call of Duty e poi che ci sta, abbiamo il FIFA. Prima Call of Duty, poi Minecraft e poi FIFA. L'ordine, vabbè, comunque poi tanto poi lo metteremo così nel montaggio. E proviamo a fare su Black Ops, cioè noi ci imporre, cioè mettiamo degli obiettivi, ecco, appunto. E su ogni gioco, se non ce la facciamo dopo tre tentativi, passiamo subito al gioco dopo. Così, appunto. Il primo tentativo già c'è stato, non l'abbiamo superato per... e poi tanto l'abbiamo già registrata, appunto, è questo il discorso. E proviamo altri tentativi su Black Ops, che sarebbe da arrivare, diciamo, a 3 a livello 30, round 30. E poi su FIFA e Minecraft vedremo, sarà cazzo di gioco forse. Sì, sì. Comunque, vi lasciamo al video, e tra un gioco e l'altro, Andrea intanto sta giocherellando, tra un video e l'altro, appunto da un gioco e l'altro, ci sarà uno stacco dove... così, bella. E siamo tornati su Black Ops, no, veramente non abbiamo mai incominciato questa... E mo come inizieremo? Adesso facciamo, già sta registrando, veramente. Ah, sta già registrando. Bella ragazzi, ben ritrovati. Ben ritrovati, veramente non abbiamo incominciato. Allora, no, famo una cosa. Tanto ancora sta registrando, possiamo tagliare. Famo una intro tipo, aspetta, come tra l'altro Edoardo è pure in penombra, quindi allora famo tipo, che ne so, ucciderò Daniel, ucciderò, vabbè, stavi dicendo aspetta un intro, famo questa un intro, bella intro, questa bella, vabbè, nel frattempo scegliamo, dai, torniamo all'astro, vabbè, bella, famo così, non prima niente. Cominciamo a giocare subito, allora chi è Rost, poi che può scegliere. E invece sempre, questo però, veramente, cioè, lo devi ritrovare, ma a parte che mi dai pure semplice da ritrovare, sempre a casa di Edoardo, non scorderò mai quella volta che, mentre giocavo a Bloodborne, noi era il periodo che eravamo appresso all'applicazione, sì, quello... come si chiama l'applicazione? Sure. Sì, Shurap, sì, e in pratica... lui mentre giocava a Bloodborne, bomba, parti subito il flashback. Stavo a cercare tipo di battere il boss, ma come lo ricordo. Inquadra pure me mentre registro.
Arriva. Ma che oh! No, lei no! Raga, che avete fatto? Stai a picciare, allora, se lo perde! Stoppalo, stoppalo! Allora, che sarà qua? Raga, allora, ma che avete fatto? Vedi, che 1080 a picchio! Dio, cane! Dai, basta, dai! No, raga, per favore! A piccia, se lo perde! Andrea, serio, dai, per favore, Andrea! Appicciagliela. Andrea, serio, dai, per favore, Andrea, serio, la conoscevo sta applicazione. Andrea, mi va più no, ragazzi, io ti credo. No, non mi senti. C'è proprio la faccia, mo, se proprio, se riesci a mettere roba del genere, la faccia sua è stata qualcosa di, io subito che scoppia a ridere, Antisgamo, sì, è bene. Sì, antisgamo troppo. Vabbè, è normale. Che roba. Sì, abbiamo passato parecchie ore dentro quella casa. Perché bene o male, sì, ci abbiamo avuto questi scambi. Tante volte a casa mia devo dire poco e niente, perché comunque capitava di più che facevamo da te, perché ti ritrovavi già con l'attrezzatura. Poi quando alla fine lì abbiamo registrato poco e niente, tipo a casa di altri, e non mi ricordo manco che occasione era, perché poi vabbè, noi ci vediamo tuttora, o comunque prima forse un po' di più nelle occasioni, beh, un po' più, nonostante siamo vicini. I giardini, ma una cosa in particolare, ti ricordi quando tu eri venuto, vabbè, un giorno come un altro, ai giardini, cioè stavo io che mettevo la musica e praticamente ti ho detto, oddio, vieni della che ho visto un qualcosa di strano, veramente strano, era tipo quella strana rana mischia, non si capiva che cos'era, sì, che poi siamo andati là e non c'era. L'avevi tipo mezzo ammassato, beh. E poi vai là, nulla, non ci sta niente. In mezzo a quello schifo, non si capisce più nulla. Pensa un po'. Cosa? Sta registrando perché devo vedere una cosa di assurdo. Quindi posa il giacchetto su. Sedia. Mamma mia, questa è. Ho pagato troppo. Dimmi. Poso il giacchetto. Sì. Posso. Sì. Dopo andiamo a pianare la sedia. No, okay. Che tipo? Guarda. Guarda là che c'è. La bici? No, la sedia. Quindi prendi quella. Ah! Pensavo la bici, che cazzo ne vuoi? Ti devo far vedere un qualcosa di davvero assurdo. Un qualcosa di davvero assurdo. Questo video andrà su YouTube, come privato però. Ok. Non si vede. Che cazzo fai? Non si vede. Poi. Sì. Guardo anche quello. Lo speciale 14 iscritti. Ma vabbè, molto probabilmente non ti viene in mente niente detto così, perché giustamente non associ subito. 14 iscritti, no. Forse non me lo ricordo. Come ora uno degli speciali che mi ricordo tanto è stato quando abbiamo fatto la roba delle rischi al gusto. Non penso sia quello però. Ti do un indizio, dai. Vabbè, giustamente. Sì, è vero. Follia. Follia. Il primo che mi ha detto questa cosa. Fa.
Il primo che mi ha detto questa cosa. Sì, quel montaggio spettacolare che tra l'altro rende pure dei problemi di copyright, se non sbaglio, sì. No? Cioè, non mi ricordo in quali paesi, però ti diceva YouTube, ci stanno sti problemi qua, dove in pratica se ti cercavi su YouTube remix, queste robe qua, a parte che era una cosa parecchio innovativa, cioè devo dire pure innovativa, non era nulla di... Era uscita una cosa spettacolare. La prima, però, è stata anche l'ultima YouTube MV, mi pare che si chiami, no? Andiamo avanti con un gioco, mamma mia, dalle elementari. Ti dico solo, te lo storpio un po' il nome, eh? Geo of Persia, oh madonna. Stiamo veramente a scendere di tanti anni. Ed è allora... che conoscevo. Ecco, infatti... Diciamo come nasce questa esatto. cosa. La cosa nasce che io in quel periodo molto probabilmente ero influenzato com'era? Prince of Persia, no? Che era il gioco, penso che comunque è un gioco parecchio conosciuto, ormai di nuovo c'è poco e niente riguardo sto titolo, però io piccolino giocavo a quello, mi ricordo sulla PlayStation 2, cioè proprio robe... Ero influenzato da quel cazzo di gioco e lui cioè Andrea mi ha fatto conoscere sto gioco qua che mi ci sono preso là, è stato qualcosa che in realtà è Geoff Empire. Solo che vabbè, io me ne esco così, dico, come ho detto le strozzate di pensione e tutto quanto, me ne sono uscito con Geoff Persia, cioè proprio bello. E io convinto ogni volta, ma anche al di fuori di... Oddio. Di quello che registravamo, queste robe qua, io andavo da lui, dicevo dai, giochiamo a Geoff Persia. Ogni volta era qualcosa di comico. Io convinto. Speciale Capodanno, più o meno Far Cry Capodanno. 3, ti ricordi? Esatto. Far Cry 3 Coop, praticamente te lo paragonavi sempre a Call of Duty, per certi aspetti sì, era no, uguale no, a Call era, of Duty comunque. Era un qualcosa di simile, sì, diciamo che la modalità Coop a me non mi è mai piaciuta, cioè io Far Cry l'ho visto sempre come un gioco single player, infatti l'ho giocato il single player cioè, tante volte, ormai lo conosco a memoria il gioco. I finali e tutto quanto, però mi ricordo che provammo a giocare la coop, ma era qualcosa di, almeno a parer mio, tanto bello, ecco. Però diciamo ci siamo divertiti quella sera, abbiamo fatto diciamo un po' di tutto, ecco. Un attimo, sono Salvatore l'orsetto lavatore, no vabbè, cioè sono esploso con una cassa, vabbè lasciamo perdere, guarda. Non ricordo particolari cosa, però sì. No, vabbè, sì. E poi sì, abbiamo giocato anche a... L'abbiamo provata sta modalità, vedremo. Ti ricordi pure... Avevo fatto un montaggio particolarmente... Una cosa a livello di editing particolarmente carina. Poi vabbè, essendo tantissimi anni fa, più o meno c'è stata, dai, definita, penso, carina. Ti dico, HDBVR unboxing, non so se hai visto quel video. Quel video... Devo dire, è stato uno dei primi che ho visto. Ti ricordi? E mi ha dato quel stava laggando, come al solito. Scompriamo tutto e facciamo rimanere soltanto il nostro ben amato Rocket. Sì, mi ricordo che comunque da unboxing sono stati fatti... Non sono stati manco fatti troppi. Mi ricordo quello là della tua Play. Poi mi ricordo appunto quello là del PVR. HD PVR, ma... Ha dato quell'idea in più, comunque quella speranza in più, perché alla fine se ci pensi l'HDVR è quello che viene utilizzato per la maggior parte. Sì, è vero, ci sta l'Elgato, ci stanno tutte varie marche, però dico bene o male è quello che viene utilizzato e alla fine è sinonimo di alta qualità, possiamo mettere. Infatti dopo quel video sono usciti diciamo video migliori, ecco, dal punto di vista
meno qualitativo, male, meno male. Ma migliori di gran lunga, cioè io veramente meno mi male, ricordo veramente. Salti di qualità. Vatti a vedere Gula World 1, vatti a vedere Gula World 1, vedi, perché là usavo l'Easy Cup, quindi. Infatti, sì, mi ricordo, infatti che c'è stato, erano, diciamo, cioè uno, non è che davano fastidio quelli prima, li potevi benissimo vedere, però noti una differenza qualitativa, sì. Parecchio abissale, ecco. Andiamo avanti con la scaletta. Allora, Enzuccio sì, testa di cazzo. Oh madonna, quella è stata, penso, una delle... che veramente dici, uno si chiede, ma Daniel, che ogni tanto c'è, cioè, non mi capita di uscirmene un po' così, dici Daniel, è sempre stato così, ebbene sì, cioè. Che poi devi dire, perché secondo me qualcuno si confonderà, nei flashback vedrà Paxerello 2002 e nonno DOS, mi sa che qualcuno forse ancora non ha capito la differenza, giustamente. sì, c'avevo un altro account, io... su PlayStation 3 avevo un altro account e poi quando ho fatto il cambio su PlayStation 4 sia per il nome che... non è stata, ma sia per nome sia, mi sono stati diversi fattori, ma non ricordo sinceramente, ma in quel periodo che cos'è che mi ha fatto scegliere di cambiare. E comunque una tra queste qua c'era pure il fatto del nome, perché comunque Paxerella la lunga era era un po' qualcosa di stupido, ma probabilmente tra qualche anno mi risulterà stupido anche noioso, non è che, però per ora. E vabbè, il mio non lo cambio, lo sai perché, tanto no, anche uno su GTA insomma non è che mi pare proprio il caso, ecco appunto. Cioè principalmente quello là, che comunque, mamma mia, ti sei fatto comunque un bel bucio. Ma è proprio quel punto, non è stato nulla di... Perché molti possono pensare, a me mi è capitato tante volte quando ci siamo collegati con dei miei amici, ma vabbè, non so se ti ricordi, ultimamente, pure recentemente, che questi amici miei quando hanno visto Rango 2 hanno detto, ma sto amico tuo usa le mod, cioè nel senso, c'ha queste cose qua, e io no. Perché no. È stata proprio una cosa... No. Vai. Kill su GTA, mamma mia Daniel. Allora, io c'ho un radio generalmente basso, perché non è che sto tutta... Io sono più per il ruolo su GTA più che per i deathmatch, ma questo, vabbè, è ben chiaro. Sì, vabbè, deathmatch io pure ho fatto poco e niente, mi ricordo. Dico modalità proprio deathmatch, cioè non mi sono mai granché piaciuti, perché mi ricordano parecchio i giochi sparatutto, che ok, li gioco, però fino a una certa, cioè non mi fanno impazzire, ecco. Ma il mio ratio, sai, si chiama così, è alto... Uh-huh. E lo sappiamo bene, perché c'è stato un deathmatch, no, un LTS, perché noi facciamo gli LTS, che, ma più che per la modalità stessa, per la varietà di, cioè magari una con gli tra l'altro, cioè c'è varietà, molta varietà. E praticamente un LTS, una gara, pure gara, è vero, ecco, vedi, infatti stavamo sempre per ricollegarci a Fair Factor, esatto. C'è stata una gara in particolare in cui praticamente un cristiano cascava continuamente e mi faceva la kill così, a gratis proprio. Quindi se vedete il mio reateo è alto, non perché so forte, ma perché sfruttiamo gli LTS o le gare. Mamma mia, Fair Factor non ho fatte... Cioè, è una coop, cioè io uccido l'avversario e te ne fai tutti gli giritti che... Spettacolo. Sì, no. No, ma io poi mi ricordo, al di là di Fair Factor, vabbè, tutte queste robe qua, io mi ricordo che agli inizi, non è tanto per fare il veterano, perché comunque il GTA, io l'ho preso il giorno dopo dell'uscita, cioè ti parlo già della Play 3, dico. Poi, e quindi l'online ce l'ho avuto da sempre, perché poi... Da ottobre, mi pare. Uscì poco dopo, il primo ottobre uscì l'online, e io l'online ce l'ho sempre avuto, poi vabbè, ho cambiato l'account, quindi a Rockstar non risulterò nemmeno, dico, da PlayStation 3 a PlayStation 4, non risulterò nemmeno un veterano, però io ce l'ho sempre avuto, e io mi ricordo che agli inizi veramente c'erano tantissimi, noi veramente ci lamentiamo dei bug, dei glitch, queste robe qua, io mi ricordo che all'inizio era pieno, però dico, per quanto riguarda l'online... ho sempre fatto poco e niente, cioè proprio, e i soldi appunto, ricordo i primi, ossia la casa che l'ho pagata tipo mezzo milione, poi mi ci sono fatto pure diverse macchine,
L'ho fatto con sto trucco che ti fruttava tipo un 200.000 botte, che non era male, bene, cioè, veramente, tipo, già all'epoca due o tre volte che facevi sta roba e eri messo molto veramente bene, veramente. Vabbè, piano piano hanno tolto. Vabbè, sì, ma a un certo punto di vista fanno pure bene alla fine, perché... Sì, hanno messo altro, poi sono cambiati un po' i tempi. Non... Vabbè. C'è gente che dice pubblicità, ma pubblicità di che? Io vedo solo un gioco rovinato dai cheater, ma che è stato a Dio? C'è certi youtuber che dicono, guarda che le mod fruttano parecchio per questi sviluppatori, perché si fanno pubblicità, ma che cazzo è stato a Dio? Un gioco è un gioco, rovinato e basta, fine. Vabbè. Cambiamo discorso. Poi, allora, io so anche dove stiamo andando a parare, Io so dove stiamo andando a parare, piano. Allora, ecco, bravo, vedi Daniel, già capito al volo. Infatti, adesso metto un attimo la webcam. Allora, il prossimo argomento di cui vogliamo parlare tratta di una persona in particolare che per tutti gli anni ha partecipato attivamente o meno in questo canale. Adesso io faccio una premessa: se questa persona, dopo aver visto il video, mi viene a dire che lo prendiamo per il culo, io mi incazzo. Veramente, no, veramente. Veramente, oh. Ci credi? Allora, parliamo adesso di una mod che ho fatto. Sì, ho fatto una mod praticamente. No, aspetta, siamo usciti fuori dal discorso di GTA, Siamo proprio usciti fuori. Stiamo parlando di un gioco, un giochetto uscito nel 1998, che te Daniel conoscerai e anche bene. Hai già provato su PC, ti do un altro indizio, su PC. Ok. Ti serve un altro indizio? No. Parliamo, ok, vai avanti con gli indizi. E con questo abbiamo finito, cioè sicuramente sai di che cosa sto parlando. Gioco di carte. Madonna. Non so se l'hai visto quel video, ma io ho fatto una mod dove praticamente ho sostituito alcune immagini delle carte e alcune immagini dell'arena. E praticamente, qua ci aggaggiamo anche a questo ragazzo, ci ha messo... Cioè il gioco l'ho fatto a tema Matteo, te ricordi? No, l'ho fatto a tema Matteo, l'ho fatto. Questo GTA di cui vi stavo parlando, per chi non capisse ancora. E praticamente ci stava una comp... Hai presente? Sicuramente sì. Exodia, dai. No, vabbè, c'è Exodia. Le parti di Exodia, che dai. Una volta che ce l'hai sono le 5 esatto. Parti, no? Testa, le due braccia, le due gambe, poi... Allora, dicevi, no? Non so come sono riuscito a prendere la gamba destra e sinistra di Matteo, il braccio destro e sinistra di Matteo, poi ci ho messo come faccia il suo faccione classico. Ho ricreato Matteo Xodio, che roba. Te lo ricordi, dimmi di sì. Temo mai stai di questo, ma poi... Cioè qua si apre veramente un mondo, perché per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! In generale, penso ci sia, sia anche al di fuori dei video, c'è stata veramente qualcosa di, diciamo, la storia dietro a sto gioco di carte incredibile. Oddio, cioè dico, mio. Sì, veramente... Cioè, l'abbiamo passato. Parte le partite che ci siamo fatti nei viaggi, nelle varie cose. Mi ricordo che facciamo tipo le 6 a mattina a giocarci. E adesso parliamo di... Allora, te do un indizio, ma tanto già capisci al volo. Mm-hmm. Piede onesto. Oddio, quella sera aspettavo. Beh, a tutti ragazzi, oggi siamo qui con Palla Pazza e Daniel Pazzo e Matteo Cazzo. La palla cazza, mi rubo. Mo' chi la va a prendere? Aspetta, e tiro un fazzoletto dentro. Sì, il fazzoletto ci arriva. Ma che... Registra. No.
Sì, diventa il nuovo secchio dell'immondezza. L'accoglitore di moccio ufficiale. Solo qui, raga. Sì, su XX Gaming e non su Dino DJ. Fuck you. Punto Ano. Iscrivetevi a quel canale. Oh, fanculo. Perché fa schifo. Non è vero. Cagare. Non è vero, XX Gaming fa cagare. Lo censuro. Gaming, ti ho detto. Hai detto Gaming. Poi lo censurano per un altro. Guarda, lo è pagato. Che bustone. Che rotto. No, ma che rotto. Vabbè. Pene shot. Sì. Dai, ha fatto combo tre palle. Ora ne ha aggiunti palle. Ecco che la palla ritira giù. Daniel tira, attenzione, la palla va casualmente. Tiro, prendo il piede di Matteo che cerca di tirare, ma piede. Non ci riesce. Sì, prendo il piede di Matteo. Ho preso. Il piede, bene. Va bene, Andrea tira, la palla, apro lo sportello con stile. Si fa la posta automatica. Va. Distributore. Ma ci metti la foto. La difesa. Tira la palla, attenzione, la palla va a caso. Matteo tira col suo piedino funesto. Ma tu sei funesto. 13 e 40. Piede funesto. No, tu c'hai il piede onesto. Piede, perché mi hai mentito? Perché dico queste cazzate? No! Ancora! Dai, dammi sta pallina! Perché sta registrando? Non lo so, è lui, che lo chiedi, almeno sta lui! Cosa è successo? Attenzione, Andrea, ritira Daniel, viene fatta una busta, adesso ci mette una monetina. Devo censurarlo, sto pezzo. Ha preso il mouse. Oh mio Dio, il premio cazzo d'oro. Dov'è? Culo shot. No, è bello che fa culo bene, culo bene, culo. Proprio il pezzo, ci rimette tracking di Matteo. Matteo che fa così e metti la canzone di tracking sotto. Oh, fa culo. Tipo, tipo Nicki Minaj, tipo. Vedi mi sta in giro. No, però vedi che mi in giro. Buri buri. Andrea, te ci metti pure tu. No, non ti sto prendendo in giro, ti sto soltanto prendendo per il culo. Dai. Perché prendi per il culo? Altro che Minecraft qua.